Innanzitutto grazie, permettetemi di fare una cosa inusuale, però mi sento di dirlo, insomma, con un certo orgoglio, insomma, vedo tanti contributi dei colleghi, tanto tante coppie diverse anche per provenienza, percorso, esperienza, età, caratteristiche, insomma, che hanno dato valore. Io ringrazio ovviamente loro e ringrazio anche Amelia, che è stata un po' la nostra chairman virtuale di questo evento. Allora, le conclusioni. Non abbiamo molto tempo per le domande, quindi magari le domande ce le lascerete e proveremo a rispondervi anche individualmente. Le conclusioni. Trovare un fil rouge non è facile, ma mentre ascoltavo alcune breakthrough ho pensato, facciamo un ragionamento diverso un attimo, no? Noi siamo la comunità dei consulenti, abbiamo la comunità dei capi del personale, il comp and ben. Benissimo, proviamo a dire, ma un amministratore legato a noi cosa ci chiederebbe? E allora provo a fare le conclusioni mettendomi un po' questa veste. Quindi come se fossi effettivamente il vostro cliente, il cliente interno dei capi del personale, il comp and ben, i capi dello sviluppo sono collegati, e il cliente dei miei ex colleghi. Che diventano oggi degli ex colleghi e quindi a cui io faccio un ragionamento. Allora, cosa cerca un CEO? In questo momento il CEO, secondo me, cerca tre cose. Cerca ovviamente il mantra primo: non credete alle balle, sono i risultati, cioè sono la capacità di performare e di portare ricchezza ai propri azionisti e tutti i propri stakeholder, inclusi i dipendenti. Non ce lo dimentichiamo mai, questo è il mantra di fondo. Il secondo elemento, c'è una grandissima pressione anche sulle spalle dei CEO al concetto della sostenibilità, dove la sostenibilità si declina in varie dimensioni, anche quella economico, finanziaria e patrimoniale, che forse è la prima, ma c'è una profonda attenzione nel dire devo lasciare un'azienda migliore di quella che ho trovato. Il terzo elemento, che diciamo, è stato preponderante durante la pandemia, è quello del tema del well-being. Io ho la responsabilità di garantire che la mia organizzazione sia sicura, sia ingaggiata, sia protetta, sia compliance, sia al tempo stesso un'organizzazione che distribuisce valore alle proprie persone. Quindi in questa triade, risultati, sostenibilità e well-being, io credo che ci sia un bisogno degli amministratori delegati. Su questo c'è un altro convitato di pietra che è: ma io ho le competenze necessarie in azienda e gli strumenti per fare tutto questo? Cioè, ho le competenze per fare i risultati? Ho gli strumenti per garantire che questi risultati vengono misurati? Ho la capacità di mettere in piedi un piano, un programma di sostenibilità? Ho la capacità di ascoltare, di leggere le mie persone, di mettere nel posto giusto al momento giusto, di gestire distraction? E quindi c'è una richiesta di competenze, strumenti e processi. L'altra cosa che un CEO chiede è la produttività del lavoro, che è un punto fondamentale, cioè il lavoro deve essere produttivo. E cosa ci hanno detto tutti i nostri colleghi oggi? A partire dal professor Seghezzi, ma insomma c'è un fil rouge: Sara, Cristiano, Silvia, Alberto, che la produttività passa per l'ingaggio. Quindi il modello vecchio, che la pandemia ha spazzato via, secondo me, del command and control, dell'organizzazione della value chain secondo l'impresa fordista tradizionale, non funziona, non può funzionare alzare la produttività. La produttività si alza con la tecnologia. E in Italia abbiamo avuto e avremo continui investimenti in tecnologia. La transizione tecnologica su Industria 4.0, per citarne una, sarà continuamente rifinanziata, ma passa per l'ingaggio delle mie persone. E come lo faccio questo ingaggio delle persone? E qui risalgo sulla catena della riflessione che abbiamo fatto. E lo faccio probabilmente in due modi. Il primo è che ho persone che, who care about the base salary, o meglio, il base salary è ormai una condizione igienica, e quindi sono persone che vogliono essere comunque pagate, premiate, riconosciute con un pay at risk. L'abbiamo visto,
lo fate voi stesso, lo applicate, lo diciamo di grazie. E quindi io come amministratore legato questa cosa a me piace, perché tengo il costo fisso alto, basso, scusate, e se performo evidentemente aumento il plateau del totale del costo del lavoro, ma garantisco evidentemente al mio azionista che ci sono i risultati. E quindi c'è tutto uno shift profondo sulla struttura di compensation sul tema del variabile. Ma dall'altro lato, l'ha detto Luca in modo molto evidente, vogliono un employee experience le persone, e quindi non vogliono più solo quello, ma vogliono tante altre cose. E quindi se vogliono tante altre cose, io capo del personale devo cominciare a dire non solo alla mia struttura, ma a tutti i capi business e a tutti gli interlocutori aziendali che sono people manager, di lavorare sulle altre cose che si aspettano le persone. In che modo? Beh, nel modo più facile, ascoltandole. L'ascolto è essenziale, l'ascolto in una condizione complicata, perché è una condizione, ce l'ha detto Alberto Navarra in modo molto particolare, dove il lavoro è ibrido, diceva anche Francesco Seghezzi, no? Spazio e tempo sono finiti, no? Cioè, diciamo, sono ormai delle dimensioni dove non devono più imbrigliare la prestazione lavorativa, dico io in particolare su alcuni mestieri. E quindi ho il tema che devo garantire un ambiente fortemente flessibile, devo garantire un ambiente fortemente ingaggiato, e per far questo devo ascoltare e devo offrire come strumenti di incentivo, di impegno, di compensation, strumenti e sistemi voluti, intelligenti, che ci diceva Sara e Cristiano, che vanno addirittura a proteggere quella che è non solo la salute fisica, ma anche la salute mentale delle mie persone. Quei dati sullo stress sono, secondo me, clamorosi sul livello di pressione che l'Italia ha sofferto. Non ci dimentichiamo che l'Italia è stata insieme alla Cina il primo paese che è entrato in pandemia, il primo che ha affrontato, e devo dire orgogliosamente il primo che sta, secondo me, dimostrando agli altri come si fa. E questo è tutto il sistema, a partire dal sistema pubblico, ma soprattutto del sistema delle aziende. E quindi questo stress però è un oggetto che è diventato chiave nell'agenda dei capi del personale, nell'agenda del compensation and benefit, perché non si pensava prima che dovevamo rivedere i nostri programmi assicurativi per accogliere queste dimensioni, non si pensava che le nostre persone cercano questo. E poi c'è un altro importante elemento che ha toccato, secondo me, in modo brillante Silvia e che hanno ripreso i colleghi che parlavano di D&I, che è tutto il tema dell'inclusione, è tutto il tema della capacità dell'azienda di includere le cose differenti, di accettare le cose differenti e di prendere nella diversità il valore. E come si fa? Si fa con una leadership empatica. L'empatia è un po' al centro del ragionamento, e l'empatia non è l'empatia dell'amministratore legato, non è l'empatia della prima linea, è l'empatia del people manager. E il people manager è, scusate, il vecchio capo ufficio, capo turno, capo unità, capo struttura, cioè quella persona che gestisce su task, su progetti, su unità, su business, le persone. In alcuni casi comincia a evolversi un modello nuovo di gestione di queste persone, e quindi lì, sempre tornando al ragionamento, devo lavorare sulla categoria della mia leadership a tutti i livelli, ricordando tutti questi aspetti. Ecco, la buona notizia che ci ha indicato Seghezzi, che dovremmo, probabilmente avremo più lavoro di quello che ci aspettiamo. L'area di intervento che ci ha indicato Seghezzi è che dovremmo integrare il mercato del lavoro, integrare le professioni, integrare le persone anche di altre nazionalità che vengono nel nostro mercato del lavoro a lavorare, perché la nostra forza lavoro, anche da un punto di vista demografico, sta scendendo, e dovremmo integrare, e ci hanno fatto vedere i colleghi, diverse generazioni nella nostra organizzazione, con diversi bisogni, con modelli di affermazione personale e professionale completamente diverse da quelli che erano i miei, da quelli che sono quelli dei colleghi, da quello che era, diciamo, è quello che possiamo immaginare essere oggi un modello di ingaggio dei millennials.
C'è una bella domanda in chat, no? Cioè, che cosa, è forse l'unica domanda a cui voglio rispondere prima di andare poi a chiudere questo webinar. La domanda era, la provo a riprendere, proprio la prima, ma vediamo questa grande fuga dei millennials, no? Questa grande inquietudine, questa grande difficoltà nello stare nelle organizzazioni, no? Senza citare il 9.6% di media di cambio dei job che citava Luca negli Stati Uniti. Ma cosa si può fare? Qual è il vostro punto di vista? Qual è la vostra livello di osservazione? Cosa dovremmo fare noi? Ecco, io credo che questo webinar vi ha dato delle risposte, no? E io le ho messe in fila così, dottoressa, che ha fatto questa domanda. A. Non esiste un vestito che va bene per tutta l'azienda. B. Non esiste un vestito che va bene per tutte le generazioni in azienda. E dove parlo di vestito, interno di vestito, di modello di lavoro e anche modello di compensation e benefit collegato. C. Per aumentare la produttività e l'ingaggio delle persone bisogna ascoltarle, flessibilizzare l'offerta e garantire una dimensione con un purpose. Oggi l'abbiamo toccato poco, ma secondo me va rimesso anche al centro, con un purpose chiaro e con una capacità da parte dell'organizzazione di bilanciare tutti gli aspetti che abbiamo toccato, con un'ultima punto di attenzione che è riflettere sulle competenze del futuro che mi servono e su quelle competenze, come dire, essere coraggiosi, andare oltre gli accordi, andare oltre quello che fa il mercato, andare oltre il benchmark, fate voi il mercato. Cioè siate coraggiosi nel dire qual è la direzione e la via giusta, perché sono quelle competenze che fanno la differenza sul mercato del lavoro e quindi fanno la differenza sul business e quindi garantiscono quel bilanciamento, risultato, sostenibilità e well-being da cui sono partito nel mio ragionamento conclusivo. Io tenderei a, diciamo, innanzitutto a ringraziarvi al tempo, all'ascolto, ci sono tantissime ancora persone collegate, quindi merito soprattutto ai miei colleghi. E vi chiederei di compilare la survey, ci piace, come dire, poterci anche valutare e migliorare ongoing, c'è la possibilità di farlo. E noi, come ogni anno, faremo questo nostro appuntamento, speriamo il prossimo anno vivamente di poterlo fare fisicamente. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio della partecipazione e ringrazio ovviamente tutti i colleghi che hanno partecipato, il professor Francesco Seghezzi, e come Mercer sono veramente onorati nel poter continuare a accompagnarvi in questo percorso di miglioramento continuo. Noi ci siamo e vi auguro un'ottima serata e chiudo così il nostro 23° osservatorio sul mercato del lavoro. Grazie a tutti e buona serata.